Al telefono dall'ospedale di Lamezia Terme abbiamo Monsignor Giuseppe Schillaci, il vescovo adanita di Lamezia Terme. Vescovo, le chiedo innanzitutto come sta, quali sono le sue condizioni. Oggi sto decisamente meglio rispetto al ricovero che è stato l'altra sera e devo dire che mi sento in un ambiente così caldo, accogliente, le persone sono veramente straordinarie, quindi in questo momento il benessere deriva non solo dal fatto che fisicamente sto meglio, ma anche da questa bella cordialità che trovo e riscontro attorno a me da parte un po' di tutti i sanitari. Veramente devo dire che la sanità anche nel nostro sud sta dimostrando grandi, grandi meriti. Certo, immagino che all'ospedale di Lamezia Terme sono tutti emozionati, ecco, da avere con loro il vescovo. Monsignor Schillaci, ci racconta allora cosa è successo e perché è dovuto andare in ospedale per un controllo, giusto? Sì, diciamo che ho avuto un malore dopo pranzo, non sono stato molto bene, ma così io non ci ho fatto caso. E, però poi diciamo, ho verificato un po' la cosa, ho detto che è opportuno che io vada per un controllo al pronto soccorso, quindi sono andato come tutti al pronto soccorso e quindi al pronto soccorso. E naturalmente qui ci sono dei protocolli per cui ho rispettato tutti i protocolli, tra l'altro mi hanno fatto pure il tampone perché è così prescritto e poi va bene, mi hanno fatto tutti gli accertamenti dovuti quando si entra in pronto soccorso. A quel punto hanno deciso di ricoverarmi perché appunto c'era una tachicardia che era opportuno monitorare e infatti poi tutta la notte, nel corso della notte poi mi sono rasserenato e tutto è andato per il verso giusto, ecco. Certo, Monsignore è ancora sotto osservazione, quindi significa che resterà in ospedale anche oggi, diciamo. Sì, giusto per definire alcune cose è opportuno, perché stanno facendo un po' degli accertamenti, no? Mentre ci siamo, loro, come tu sottolineavi, sono ben felici di avermi qua, naturalmente non perché insomma, io rimanga come paziente, ma perché insomma, io sono venuto a vederlo altre volte. Sono venuto tante volte qui in ospedale e quindi loro sono ben felici. Tanto è vero che io con una battuta ho detto, beh, l'episcopio lo possiamo trasferire qua in ospedale per dire l'importanza che ha la salute, che deve avere la salute, l'importanza che deve avere la cura, la cura. Papa Certo. Francesco ha scritto una bellissima lettera enciclica sulla cura della casa comune, no? Naturalmente noi Sì. pensiamo all'ambiente, giustamente, ma in questo ambiente, nel contesto dove noi viviamo, ecco, l'uomo, bisogna avere cura dell'uomo, prendersi cura dell'uomo, questo è fondamentale. E Giovanni Paolo II, di cui ieri abbiamo potuto celebrare i suoi 100 anni, San Giovanni Paolo II, nella sua prima lettera enciclica ci ha ricordato che la via fondamentale della Chiesa è l'uomo. Quindi basta questo. La comunità di Adano ovviamente adesso si tranquillizzerà dopo aver ascoltato le sue parole. Ho sentito tanti amici, comuni, tu ecco, ne conosci qualcuno, compreso Padre Calambrogio che è stato tra i primi a chiamarmi. E devo dire, ho sentito veramente questo affetto, questa vicinanza, la sento molto forte, quindi ti prego proprio di farti interprete e un caro saluto a tutti, una benedizione, ce l'ho nel cuore tutti.
Va bene, grazie, Nel mio Monsignor. cuore, per quanto piccolo sia, però c'è Adrano. Il suo cuore è grande, lo sappiamo. A presto e buona guarigione, Vescovo. Grazie, grazie, grazie tanto.